una mattinata intensa insieme alla ASL, alle forze dell'ordine, alla protezione civile e al corpo di volontari. La notizia dei 14 positivi è arrivata stamani presto, quindi fin dalle prime ore ci siamo messi al lavoro mettendo in campo tutto ciò che è possibile per arginare questo fenomeno e nel giro di qualche giorno insomma uscirne fuori e tornare a una situazione rosea e positiva come quella che avevamo qualche giorno fa. Signor Sindaco, si parla di contagiati soprattutto nel quartiere San Paolo, un quartiere molto popoloso di Vasto, è così? Sì, è il quartiere sicuramente più popoloso di Vasto, i contagiati fanno parte, sono diciamo circoscritti all'interno di un plesso condominiale, e per questo che alle 3:30 ho convocato il COC, di cui fa parte le forze dell'ordine, la ASL, è allargato alla regione Abruzzo e a tutti gli organi competenti per valutare ogni misura utile per uscire al più presto da questa situazione, tutti in maniera collaborativa e tranquilla. Anche l'ipotesi di interdire l'area o interdire una vasta zona del quartiere. Signor Sindaco, si è parlato di alcuni cittadini di etnia rom che si sarebbero recati ad un funerale in una regione limitrofa, in Molise. Ci si chiede com'è possibile che si siano potuti recare fuori regione. Ma io non posso dire questo, quello che posso dire è che su questa vicenda ci sono le dovute segnalazioni alle forze dell'ordine e alla magistratura inquirente, che sta facendo le indagini del caso con le dovute segnalazioni, sanzioni pecuniarie, multe, tutto ciò che è dovuto, qualsiasi tipo di provvedimento è utile per arginare il caso e punire gli eventuali responsabili. Sindaco, per concludere, teme che questo episodio possa in qualche modo riaccendere l'intolleranza verso l'etnia rom? In questo momento dobbiamo collaborare tutti, bisogna essere tutti collaborativi per uscire al più presto da questa vicenda, quindi ci vuole senso di responsabilità, collaborazione, buon senso, e da questi tre fattori si può arrivare quindi a uscire tra pochi giorni da questa vicenda che ci porterà a rivivere una situazione serena. Quindi no a qualsiasi forma di discriminazione, sì a forme di collaborazione, naturalmente chiedendo punizioni esemplari rispetto alle responsabilità e chiedendo misure dure subito per uscire quanto prima da questa situazione.